Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Tenacity X. Dopo un'assenza di 2 mesi di video lunghi, oggi torniamo a fare un altro video e voglio fare la squadra del Benevento per la Serie C. Purtroppo dopo l'angoscia e retrocessione sono rimasto un po' deluso, pensavo che dopo potevamo salvarci a fine campionato. Però, infine, sto vedendo che il calciomercato per la Striga sta andando bene. E quindi ho deciso di intervenire e fare un video, essendo io uno stregone di Doc, se mi posso permettere. Allora, come ho visto dalle notizie, il nuovo allenatore del Benevento sarà Andreoletti. Un allenatore che è di profilo molto giovane, 34 anni, e comunque ha portato una squadra Prosesto che dai playout comunque a fare dei playoff da quarta in classifica nel girone del nord, che non è scontatissimo. Quindi questo allenatore che su OneFootball non si può vedere ancora, credo che tra poco lo metteranno, però voi fate conto che lì ci stia Andreoletti. Mentre ora iniziamo la rifondazione, perché ragazzi la rifondazione è la parola giusta per questo Benevento, perché cederà molto, come comprerà molto, vedendo che già si sta muovendo molto sul mercato, ma faremo un altro video su questo. Allora, non contiamo allora, io per i portieri vendo Alberto Paleari a 1 milione, a budget di partenza più o meno 100k, facciamo così, quindi ho uno più o meno, lo vendo a uno all'Ascoli. Mentre confermo Nicolò Manfredini, gli rinnovo il contratto per più o meno 100k, quindi siamo a 1 milione. Poi Alessandro Nunziante, gli rinnovo il contratto, e Igor Locatelli va bene così perché già ha il contratto pronto. Pier Graziano Angori lo assumo come preparatore dei portieri. Mentre per quanto riguarda Bonagura, che non so chi sia, però lo mando nelle giovanili della primavera. Poi i difensori. Confermo il Kabuembi. Prima cosa, questo è sicuramente che lo voglio confermare, perché gli voglio dare una chance in Serie C, che secondo me sarà buono in Serie C. Poi c'è da vedere, che in caso sarà un flop, credo che no, per me lo tengo, ok. Poi per quanto riguarda Danfulon, lo vendo per più o meno 700.000, 1.700.000. Quindi poi tengo Christian Pastina, che mi piace molto. Vendo Tosca più o meno verso, che ne so, 500.000, ci può stare. E siamo a 2-3. Faccio prima le cessioni. Francesco Rillo lo tengo, sì. Scusate il rumore. Gaetano Letizia, non gli rinnovo il contratto purtroppo a Gaetano. Poi Frederick Veseli non lo riscatto. Francesco Berlingeri lo rimando in primavera, stessa cosa che faccio con Angelo Beltri. Camille Glick lo perdo per il contratto. Masciangelo, per quanto riguarda Capellini, gli rinnovo il contratto, gli faccio un contratto più o meno da 200.000, e quindi andiamo a 2-1 milioni. Poi Edoardo Masciangelo lo vendo più intorno, vedendo che alla stagione al Palermo non è andata benissimo, lo vorrei vendere verso all'incirca 500.000, 2-6. Difesa totalmente da rifare, prenderei prima di tutto un Meccariello, per, diciamo che non so. Allora, ho
Non so benissimo il contratto di Mercato con la SPAL, ma se non mi sbaglio non dovrebbe essere in scadenza e lo pago più o meno, secondo me un Meccariello costa un po', quindi lo pago 800.000 e andiamo a 1,8 milioni. Però ci siamo presi un difensore nato a Benevento, cioè a Airola, comunque vicino a Benevento, fedele alla maglia, che comunque ha dovuto scegliere tra Catanzaro in Serie B e Benevento in Serie C, e ha preferito la nostra squadra, e quindi per questo gli sono grato, perché è molto vicino. Poi prendo Benedetti per 400.000 per sostituire da un Foulon, quindi siamo a 1,4. Poi in caso mi serve un altro terzino, mi prendo Cristian Andreoni al Pordenone per 250.000. Molto vicino al Benevento, Cristian Andreoni, quindi sarebbe anche realistico. E più o meno spendo 250.000-300.000, quindi 1,1 milione. Per quanto riguarda la difesa, mi servono altri difensori centrali e personalmente non so molto i difensori centrali della Serie C, ma credo di dover, non mi ricordo bene il nome, però era un giocatore molto forte che, se non mi sbaglio, si chiama, ecco, Scogliamiglio. Vorrei prenderlo più o meno per 500.000. E quindi da 1 a 1, da 1 milione e 1, vado a 1 milione, no, vado a 500.000, vado a 600.000. Credo che la difesa ora sia fatta da Elkabuibi, Cristian Pastina, Francesco Rillo, Gaetano Letizia. Anzi, perdono, Francesco Rillo l'ho mandato in prestito, mi sono confuso, comunque lo volevo mandare in prestito. Capellini, Scogliamiglio e Meccariello. Cristian Andrioni e Benedetti. Sono tutti acquisti che, come dico, anche se Scogliamiglio l'ho voluto prendere io, per me ci stanno bene. Si vede? Allora, centrocampisti. Aironica non è in prestito. Nermin Karic si tiene. Pasquale Schiattarella non gli rinnovo il contratto. Dejan Vokic lo vendo per 100.000 e vado a 700.000, anche perché nella realtà è nella lista cedibili. Tengo Emanuele Agnello nella squadra titolare. Vendo Riccardo Improta per 500.000 e vado a 1.200.000. Tengo Kubica, scusate, tengo Kubica, poi Davide Masella lo mando in prestito, credo che non sia ancora pronto. Vendo, anzi, svincolo sia Sanogo che Basit, perché per me non sono, anzi, svincolo Sanogo, Basit lo rimando in prestito. Forse al Potenza, vedendo che ci siamo tipo affiliati. Tengo Gennaro Acampra, lo tengo, faccio di tutto per tenerlo. Mattia Viviani lo vendo più o meno verso, vedendo che la retrocessione, 500.000 vado a 1.700.000. Perfetto. Ah, blindo Lorenzo Carfora, vedendo che nelle ultime ore è arrivata l'indescrizione di 8 pagine, ovvero uno dei siti più affidabili, che Lorenzo Carfora ha rinnovato col Benevento, facendo il primo contratto da professionista. Vendo Andrea Seglio per 1 milione, vado a 2,7 e prendo molti e cerco di prendere dei giocatori forti. Ora, i centrocampisti in Serie C non li so molto bene, vedendo che comunque, però qualcuno c'è,
Allora, per esempio, io vorrei strappare Rafinha in prestito dalla Juve, con un prestito oneroso che va più o meno 700.000, quindi vado a 2 milioni precisi. Perché, ragazzi, Rafinha, io l'ho visto perché ho visto i playoff col Pescara, non ho visto tutto il campionato perché ovviamente l'ho visto solo quando era matematico che il Benevento andasse in Serie C. Il Pescara ha giocato davvero davvero bene con Zeman. E quindi Grafia lo cercherei in tutti i modi di prenderlo dal prestito dalla Juve. Ovviamente però è solo un sogno, vedendo che molto probabilmente rimarrà alla Juve oppure vada a una squadra di Serie B o di Serie A. Poi, prendendo anche Tascone in descrizione di mercato, che anche secondo Transmarket è tipo all'8% che venga a Benevento, non è proprio vicino, però io me lo prendo più o meno per, non mi ricordo quanto valesse, ma nel dubbio spendo 500.000 e vado a 1.500.000. Perfetto. Ah, poi per quanto riguarda i vari rinnovi, vado più o meno a 1.200.000. Ancora da spendere. Per adesso abbiamo fatto più o meno 9 acquisti. Vendo Gabriele Mancini per 500.000, 400.000, quindi vado a 1.600.000. Non rinnovo Farias, rinnovo Ciano, spendo 2, più o meno 6.000 per Ciano per rinnovargli un contratto che secondo me è molto. Ora, rivoluzione in attacco perché non abbiamo né Gabriele Mancini né Diego Farias. Quindi dovremmo prendere dei giocatori. Iniziamo. Prendo solo due giocatori in descrizione di mercato vere, entrambi, uno per 700.000 e un altro per 300.000. Santaniello da Rimini per 300.000, vado a 700.000 e con quei 700.000 faccio di tutto per prendermi Cianci dal Catanzaro. Rimango con 0 euro di budget, però sono molto felice, mannaggia, molto felice di aver costruito un Benevento bene. Ora vi saluto e scrivete nei commenti se vi piace questo Benevento oppure avreste fatto qualcosa di diverso, non avreste ceduto quello, avreste ceduto quello, non avrei tenuto quello, oppure avrei comprato un altro. Ditemelo nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ciao!